Non vanno oltre lo 0-0 Pineto e Porto d'Ascoli nel recupero della 26esima giornata. Le due squadre giocano una gara accorta e avara di emozioni senza riuscire a superarsi. La novità più importante è la presenza dal primo minuto nei locali di Galeano a centrocampo, mentre tra gli ospiti in campo c'è anche l'ex Verdesi. Primo tempo alla Camomilla che si accende solo nel finale di frazione. Il Pineto tiene le fila della gara ma fatica oltremodo a trovare spazi col Porto d'Ascoli che gioca tutto sotto la linea della palla, quindi ci prova da fuori come al 19esimo quando Caprioli trova la gran botta dalla distanza che sorvola la traversa. Quindi al 22esimo lo stesso Caprioli apre sulla destra per Romano, la conclusione a giro dell'attaccante che termina oltre il 7. La gara stenta a decollare e i minuti scivolano via senza particolari patemi. Brutta tegola al 39esimo per il Porto d'Ascoli che perde Battista per infortunio, sostituito da Clerici. Nel finale timide proteste biancazzurre quando Finori al 42esimo sembra recuperare un pallone oltre la propria area di competenza, ma arbitro e assistente ben appostati non sono dello stesso avviso. Proprio prima di rientrare negli spogliatoi però al 45esimo il Pineto rischia di incassare la rete ospite su contropiede. Spagna, giudicato in posizione regolare, chiama all'intervento Mercorelli, quindi Verdesi raccoglie la sfera e va ad un passo dal gol dell'ex, con Rea bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. In avvio di ripresa la risposta del Pineto che sfiora il vantaggio al 9, traversone di Della Quercia in area per la testa di Romano che scheggia la parte superiore della traversa. Romano protagonista anche al 13esimo ma come difensore aggiunto quando salva sulla linea una palla vagante in area sugli sviluppi di una punizione di Evangelisti. Pasticcia quindi il Pineto che rischia al 20esimo quando Mesisca perde un pericoloso pallone buono per Spagna che contrastato da Pepe perde l'attimo. La reazione alla mezz'ora occasionissima per i padroni di casa ad un passo dal gol del vantaggio. Ripartenza veloce dei biancazzurri, dialogano Barlafante e Romano ma il diagonale impreciso termina sull'esterno della rete. Risposta del Porto d'Ascoli alla prima vera sortita offensiva nel secondo tempo con il diagonale di Petrini al 36esimo, bloccato da un attento Mercorelli sul primo palo. Non succede più nulla in un match soporifero che finisce senza reti, in attesa di tornare di nuovo in campo già domenica. Sapevamo le difficoltà di questa gara, sapevamo la tipologia di gioco del Porto d'Ascoli e dovevamo avere pazienza, forse più rapidi nei spostamenti della palla, e sapevamo che tante situazioni favorevoli Porto d'Ascoli non ce le concedeva e purtroppo l'episodio non è arrivato, i ragazzi però ci hanno provato in tutti i modi pur sapendo che concedendo campo potevamo rischiare qualche contropiede come c'è stato alla fine del primo tempo. Però era questo il tipo di partita, accettiamo questo pareggio per ripartire e già dobbiamo stare concentrati e recuperare le energie per la prossima gara di domenica con il Castelfidardo. Un punto a Pineto è un punto che rende merito a questi ragazzi per la prestazione fatta. Sapevamo di affrontare oggi una squadra forte che aveva la voglia di tornare alla vittoria e quindi era una giornata difficile per venire a giocare a Pineto, oltre alle qualità che ha questa squadra. E noi abbiamo fatto quello che ci eravamo promessi di fare, una partita solida, una partita da un punto di vista difensivo, da un punto di vista difensivo attenta, sapendo che le nostre occasioni le avremmo avute. Le abbiamo avute, direi anche importanti, non siamo riusciti a concretizzarle, ma nulla toglie allo spirito, all'atteggiamento e all'approccio alla gara che abbiamo avuto oggi.